I tell you my story, I want to ask you a question. Prima di raccontarvi la mia storia, vi faccio una domanda. Pensate per un momento, è passato per la testa e da un momento all'altro potete perdere tutto. Senza preavviso, in un giorno solo, perdere la casa in cui sei cresciuto, i migliori amici, la famiglia, i tuoi sogni. Io mi chiamo Aziz e vengo dall'Iraq. Prima, come tutti i diciottenni, vivevo una vita normale. Avevo una casa, una famiglia, andavo a scuola, facevo sport. Ma un giorno tutto è crollato. Il gruppo di Daesh è giunto nella mia città e dopo il ritiro delle forze armate la resistenza si è arresa a questi invasori. Tutta la città si è abbandonata a loro. Il 6 agosto abbiamo dovuto lasciare la città solo con quello che indossavamo, perché siamo stati messi di fronte alla scelta se convertirci e pagare un riscatto oppure essere decapitati. E tutto sembrava come un film. Non si capiva la differenza tra quello che stava davvero accadendo e quello che avevo immaginato nella mia testa. Non so da dove cominciare nel descrivervi i profughi, l'angoscia della gente che aveva perso le sue sicurezze, le lacrime, gli sguardi sui volti dei soldati, famiglie accampate per dormire in strada, il viaggio fino ad Erbil, che invece di mezz'ora è durato 12 ore. Poi ci siamo diretti a Dohuk, dove siamo rimasti 2 mesi. Poi ho capito che se fossi rimasto radicato nella mia sofferenza non sarebbe cambiato niente e non avrei potuto andare avanti. Allora ho pensato a Gesù quando inchiodato in croce attraversa quel momento difficile e mi ricordo il suo grido al Padre in cui chiedeva: perché mi hai abbandonato? Anch'io mi sentivo impotente come lui, indifeso come lui, abbandonato solo come lui. Allora mi sono affidato completamente a lui e ho deciso di vivere pienamente il momento presente. Con noi in viaggio c'era anche la comunità yazidi, a cui i terroristi avevano ucciso gli uomini, violentato le donne. Quelli che erano riusciti a scappare erano disperati ed erano davvero tutti dispersi. Allora ho cercato di dimenticare i miei dolori per consolarli. Dopo 2 mesi di esilio, i miei genitori hanno scelto di trasferirsi in Francia perché il paese ci ha dato la possibilità di essere accolti. Siamo arrivati il 26 ottobre 2014, ci sentivamo persone straniere, ma molti ci hanno accolto e ci hanno aiutato. Allora ho sentito che Dio stesso stava lavorando attraverso quelle persone gentili. Ma non sono qui per raccontarvi le cose brutte che mi sono successe, ma per dirvi che sono stato salvato da Gesù Cristo e sono riuscito a perdonare i terroristi Daesh. Adesso posso parlare questa lingua, mi sono diplomato e sono all'università, la frequento. E sono convinto che come giovani abbiamo la possibilità di fare la differenza per cambiare questo mondo. Grazie.